E dicevo questa ultima strofa. Che t'ha fatto? Da quando mi vide abbastanza veloce, perché la signora dice, guardate, ti ricordo che sono... E quelli mi vogliono vedere a me, perché dice un po' splendore. Sono... Che t'ha... Perché quando mi vide non mi può vedere? Che è un paradosso. No, come si fa a vedere e non vedere? È così, perché quando si odia qualcuno, oppure quando si ha un preconcetto rispetto alla realtà, stiamo lì, la guardiamo, ma guardiamo un'altra cosa. E invece quando amiamo la realtà, è come se stessimo dicendo ti amo, questo ti guarda. E quando noi vediamo così la realtà, tutti ripiegati su noi stessi, i pensieri, con tutti i progetti, i telefonini, diventiamo cinici, non riusciamo a guardare quello che accade intorno. E allora come Pulcinella in questa tragica serenata, che aspetta solo che la sua donna s'affacci, allora il suo amore diventa quasi una cattiveria e comincia a dissacrare le pene d'amore suo, le fattezze della sua donna. E nel finale, tra il riso e il pianto contemporaneo, proprio dai cinici, dirà: e quando domani troverai bagnata a terra questa chiazza, e qua c'è sta una chiazza perché l'umidità, maestro, sappi che sono lacrime d'amore e non sputazza. Bella gioia da starma mia, aspetta, questa Pulcinella tu. Wait, non è ta faccia, e wait, non è ta faccia, caccia sta Pulcinella, Pulcinella, Pulcinella. Te caccia la linguilla, e dice io sto qua, te caccia la linguilla e dice io sto cane, io sto cane. Ma come? Io vengo tutta in sera in casa e che le non ti faccio mai? Sarraggio brutto, sarraggio brutto. Gioia da star famiglia, esce caffore. Gioia da star famiglia, esce caffore. Che mamma ta non c'è, esce malora. Che mamma ta non c'è, esce malora. Oh,
Ha, 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 ha.